Buonasera cari amici telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata di Focus Sanità come di consueto ogni lunedì sera su Teleprima. Questa sera siamo in compagnia del professor Ferdinando Frigeri, il primario Buonasera. Del reparto di oncoematologia dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato. Professore, prima di tutto conosciamoci un po' meglio, è all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta relativamente da poco meno di un anno, a settembre farà un anno appunto, proviene dal Pascale, com'è stato questo primo quasi anno a Caserta? Duro, direi sicuramente positivo, molto lavoro inizialmente, perché chiaramente quando si entra in una nuova realtà bisogna inserirsi sia da un punto di vista organizzativo che ovviamente anche da un punto di vista di relazioni che bisogna instaurare all'interno della realtà. Fortunatamente questo è stato facilitato dalla ventata di novità che c'è in tutta l'azienda ospedaliera rilanciare, che è fortemente voluto dal direttore generale, quindi questo ha facilitato in parte anche l'instaurarsi di buone relazioni con tutti quanti i colleghi. Il personale che ho trovato come collaboratori è un personale estremamente motivato, ho 7 collaboratori tutti molto in gamba che già di per sé reggevano il reparto prima della mia venuta egregiamente e in parte facendo un po' di falsa modestia anche con la mia venuta abbiamo cominciato anche a espandere e a incrementare quelle che sono il numero e soprattutto le tipologie di patologie che stiamo seguendo. Questo non perché la mia venuta sia stato un fondamentale catalizzatore, ma semplicemente perché abbiamo cominciato a interfacciarci un pochino di più sul territorio e essere guardati più come riferimento, ma tutta l'azienda viene guardata sempre più come riferimento dal territorio per risolvere in loco le problematiche oncologiche e oncoematologiche che purtroppo non mancano in questa regione, ma in tutta Italia. Ecco, proprio per questo è un reparto importante con tante patologie delle quali vi occupate, come lei diceva, proprio in un territorio, il cosiddetto, della Terra dei Fuochi, è importante proprio un punto di riferimento vicino alle esigenze del paziente che spesso era costretto o suggerito ad andare fuori. È importante, ma direi addirittura fondamentale. Questo noi siamo usi dire, senza ovviamente mentire, dicendo il vero a tutti quanti i pazienti, che loro possono godere in loco dello stesso identico trattamento che potrebbero godere in qualsiasi altro centro di alta specializzazione presente sul territorio nazionale e oserei dire anche in Europa almeno come condizione, perché la sanità italiana non è seconda fortunatamente a nessuno anche in Europa. Talora ha dei problemi organizzativi, ma da un punto di vista della qualità dei servizi che offre sicuramente non è seconda a nessuno. Quello che è importante è di avere sul territorio la presenza di specialisti in grado di poter risolvere le problematiche, per quanto serie esse siano, come le problematiche di tipo oncologico o oncoematologico, è chiaramente facilmente intuibile. Spostare una famiglia, perché si tratta comunque di terapie molto lunghe, spostare una famiglia, un contesto familiare, se sono dei giovani, chiaramente anche il contesto degli amici, di tutti la scuola e tutto quello che c'è attorno, spostarli in un'altra realtà per mesi, se non addirittura per anni, qualora ci troviamo di fronte a alcune terapie che richiedono anche mantenimenti che possono durare un anno e mezzo, non è per niente facile e soprattutto provoca anche un disagio psicologico notevole per il paziente. Il paziente non solo deve combattere con la propria malattia, ma deve combattere anche con l'isolamento. E l'isolamento non giova a nessuno, non giova al paziente, non giova ai familiari che se hanno, per quanto possano andare in una realtà che sia perfettamente organizzata, ma non hanno un conforto di una parola, come dire, amica, vicino, sicuramente sopportano molto
peggio quella che è una tragedia che indubbiamente si è abbattuta sulla loro testa. Quindi io è chiaro che non ci può essere una struttura ematologica o oncologica in ogni paese, in ogni cittadina del nostro territorio, ma che ci sia almeno un centro di riferimento che possa catalizzare tutto quello che succede nelle vicinanze della provincia di Caserta, penso che sia indispensabile. Ecco, anche perché ne parlavamo prima a microfoni spenti, rispetto al passato venivano comunque tanti pazienti trattati, comunque arrivati dal pronto soccorso, ora invece l'azienda ospedaliera sta veramente diventando una scelta per il paziente che sceglie appunto di venire da voi per la fiducia, per la professionalità, per la struttura, per i macchinari, esatto, per tanti motivi. Per tutto. Ha centrato il problema pienamente. Il paziente ha due modalità di accesso in genere quando riceve una diagnosi oncologica. Una modalità di accesso di pronto soccorso che è quella tipica delle patologie acute come la leucemia acuta, alcune forme di linfoma, anche qualche forma di mieloma quando esordisce con insufficienza renale, perché il paziente ha un'emergenza e deve necessariamente afferire a un posto di pronto soccorso che possa gestire l'emergenza. Gestire l'emergenza però non significa curare la malattia, significa risolvere quella problematica di urgenza che può essere un sanguinamento, che può essere l'anemia, che può essere l'insufficienza renale, che ha causato e che in genere è una complicanza della malattia ematologica, ma poi la malattia ematologica deve essere essa stessa curata e mi correggo, non poi, contemporaneamente, perché è essa stessa la causa dell'urgenza. Quindi avere a disposizione un reparto di ematologia laddove c'è il pronto soccorso a cui può afferire per esempio una leucemia acuta è indispensabile. Ma a fianco a questo, che è una scelta obbligata, perché chiaramente il paziente che ha un'urgenza si rivolge al più vicino pronto soccorso e quindi non sceglie la struttura, sceglie il trattamento per l'urgenza stessa che la patologia genera, ci sta poi invece il trattamento delle patologie ematologiche che non esordiscono con una condizione di urgenza ma sono altrettanto gravi e altrettanto possono compromettere lo stato di salute fino all'exitus del paziente se non curato. E questo sicuramente c'è un potenziamento perché probabilmente i cittadini stanno cominciando ad accorgersi del restyling che c'è stato anche dell'azienda e del nuovo impulso che il direttore sta dando all'azienda per essere sempre più vicino a quelle che sono le esigenze che il territorio genera. E ci auguriamo che appunto nel futuro questo diventa sempre più importante. E non solo, ma anche perché si è cominciato a fare anche una politica di informazione con i medici di base, con il territorio, che cominciano a vedere come punto di riferimento l'azienda e non suggerire eventuali migrazioni sanitarie che non giovano a nessuno per i motivi che dicevamo prima. Ecco, quali sono le patologie maggiormente trattate dal vostro reparto? Come dicevo, le patologie provenienti dal pronto soccorso sono tendenzialmente leucemie acute, di cui quell'azienda Sant'Anna e San Sebastiano vede un discreto numero, un numero veramente significativo di leucemie acute all'anno, sia di leucemie acute primitive, quindi tendenzialmente dei soggetti più giovani. Nell'ultima settimana ne abbiamo ricoverati due per questo tipo di diagnosi, quindi non è una patologia così rara come si può credere. Fortunatamente stanno proseguendo il trattamento e sembra che vada tutto bene, incrociando le dita da buon napoletano. Assolutamente. Come sono. E al di fuori di questo tipo di patologie vediamo c'è stato un discreto aumento del numero dei linfomi che vediamo, sia di Hodgkin che non Hodgkin, soprattutto anche le forme più aggressive.
Probabilmente questo anche un po' per la diffusione della notizia, essendo venendo io dall'Istituto dei Tumori di Napoli, dove la principale patologia vista e dove per molti progetti di ricerca sono orientati sui linfomi non Hodgkin, chiaramente anche questo può aver contribuito a all'accruitment di questo tipo di patologie. Vediamo molti mielomi che anche queste sono patologie dell'età un pochino più avanzata, per cui richiedono a volte atteggiamenti multidisciplinari nella gestione, perché chiaramente più si va avanti negli anni c'è più da tenere in considerazione le copatologie, la presenza di complicanze che possono interessare altri organi o tessuti e che chiaramente possono limitare o quantomeno destano attenzione nei trattamenti oncologici. E quindi in realtà vediamo tutto l'ampio spettro delle patologie ematologiche, e non da ultimo, perché ne vediamo veramente molte, le mielodisplasie, che sono delle vere e proprie forme preleucemiche in cui sicuramente anche l'impatto ambientale può avere un suo riscontro, una sua importanza. Ecco, vediamo. Ora le farò una domanda che magari può essere anche banale, ma che spesso, ascoltando anche i cittadini, spesso loro possono porre. Rispetto a 20-30 anni fa, spesso si osserva un elevato numero, anche in percentuale, di queste patologie. Però al contempo c'è anche una risposta molto positiva ai trattamenti rispetto anche al passato. Assolutamente sì. Devo dire, nella prima parte della sua domanda, in realtà noi c'è un sentore, che c'è un incremento del numero delle patologie, ma non abbiamo dei dati certi, perché la creazione di un registro dei tumori non è una creazione che è datata, andiamo molto indietro negli anni, quindi non abbiamo dati assolutamente certi, sono dati relativi a quelli che sono in parte le migrazioni sanitarie che c'erano, dati estrapolati dai registri di ricovero delle singole aziende, però non è un dato strutturalmente organizzato, quindi è difficile dire di quanto siano incrementate le patologie con precisione. Che ci sia una tendenza all'incremento, questo purtroppo lo assistiamo, ma non solo nella regione Campania, ma in tutta Italia, perché, e in tutto il mondo occidentale, perché ovviamente problematiche ambientali costituiscono dei cofattori, ma chi oggi rinuncerebbe all'energia elettrica piuttosto che non ai telefonini per ritornare a una vita agreste e eventualmente ridurre il tasso di neoplasie? Diventa un discorso un po' anacronistico e difficile da portare avanti. Quello che sicuramente possiamo dire è che fortunatamente, parallelamente a quello che è un incremento della tipologia, del numero e eventualmente anche dell'aggressività di queste malattie, parallelamente si è sviluppato, c'è stato un grosso impulso farmaceutico e della ricerca biomedica sulla standardizzazione di nuovi schemi terapeutici. Nuovi schemi terapeutici che hanno paradossalmente, rispetto all'aumento della patologia numericamente, hanno abbattuto la mortalità. Quindi oggi di tumore e di tumori ematologici in particolare si guarisce, e si guarisce in una percentuale molto alta di casi. Quindi bisogna sicuramente affrontare un percorso impegnativo e specialistico in mani esperte, ma in strutture adeguate di queste malattie si guarisce e si ritorna e si è restituita a una vita normale. Questo è il motivo per cui le varie aziende di riferimento stanno potenziando quelli che sono i reparti di oncologia e di oncoematologia, proprio perché è una richiesta da parte del territorio e della popolazione. Oggi bisogna stare molto attenti, perché abbiamo moltissimi farmaci che possono incidere su quella che è la spesa della sanità in generale e delle aziende ospedaliere in particolare, laddove non vengono usate in maniera
corretta, diciamo, quindi non da mani esperte, perché sono farmaci oggi oggi siamo in piena cosiddetta target-based medicine, cioè medicina che individua e colpisce direttamente l'obiettivo delle cellule tumorali. Questo è dovuto a tutti i farmaci innovativi, i farmaci biologici, che colpiscono direttamente l'alterazione della cellula tumorale, che differenzia la cellula tumorale dalla cellula sana. Sono farmaci a alto costo, con però altissima efficacia e scarsissima tossicità, perché agiscono solo sulle cellule tumorali. È chiaro che a monte di questo bisogna identificare l'alterazione della cellula tumorale, quindi è necessario anche uno sforzo da un punto di vista diagnostico, perché la diagnosi non la si fa più solamente con l'anatomia patologica, che rimane sicuramente l'artefice, il cardine fondamentale della diagnosi tumorale, ma la si fa anche con la ricerca di questi fattori prognostici e di questi possibili bersagli di terapie innovative molecolari, che avvengono tramite la genetica molecolare, che oggi, come giustamente anche il Presidente della Regione, così come previsto dal Piano Sanitario Nazionale, recepito dal Piano Sanitario Regionale, nelle reti oncologiche e nella costituente rete oncoematologica è previsto ed è mandatorio che ci sia questa diagnostica molecolare, perché solo così riusciremo a ottenere gli obiettivi e a sconfiggere questa malattia. Ecco, prima di tornare alla parte diagnostica, un'altra domanda di interesse popolare: accennato al telefonino. Per molti si tratta di un falso mito, però ci vogliono delle piccole accortezze, anche perché ormai vediamo un uso spropositato anche nei bambini. Cioè, vediamo davvero bambini dai 6-7 anni utilizzare costantemente questi dispositivi, in particolar modo il telefonino. Allora, il telefonino, non ci sono evidenze mediante uno studio scientifico randomizzato sull'incremento dell'insorgenza dei tumori mediante l'uso del telefonino, tranne un'unica pubblicazione scientifica su una rivista fortemente accreditata, se non vado errato era Lancet Oncology di qualche anno fa, di uno studio inglese, in cui testimoniava un incremento dell'incidenza dei tumori cerebrali nell'infanzia e adolescenza per l'uso del telefonino, e lo metteva in correlazione alle onde elettromagnetiche che vengono generate chiaramente dall'uso del telefonino. Questo non è stato confermato e né ribadito da altri studi scientifici, però è indubbio che chiaramente la generazione di un certo numero di onde elettromagnetiche è ovviamente dato dal telefonino, ma soprattutto c'è un altro aspetto, e questo soprattutto per i bambini e per gli adolescenti, che il telefonino, quando soprattutto lo utilizziamo in maniera impropria per lungo periodo di conversazioni, si surriscalda, e il calore chiaramente induce un'infiammazione, che l'infiammazione di per sé può trasformare in patologia di tipo tumorale. È noto a tutti che molte patologie tumorali, dal colorretto agli stessi tumori del polmone, insorgono su tessuti che hanno avuto prima uno stato infiammatorio cronico, quindi nel caso del tumore del polmone il fumo di sigaretta, che chiaramente provoca questa infiammazione degli alveoli polmonari, e da cui poi è più facile che si possa generare una degenerazione in tessuto cancerogeno. Stesso dicasi per le patologie del colorretto. Quindi questo l'uso con cautela lo raccomanderei sicuramente per telefonino. Fortunatamente si sta diffondendo WhatsApp, per cui scrivono piuttosto che non telefonare. Esatto, magari utilizzare sempre l'auricolare, insomma, senza un contatto diretto, anche perché ovviamente è più sicuro. Tornando alla parte diagnostica, è fondamentale ovviamente per il suo lavoro, non solo per il presente ma soprattutto anche per il futuro. Sicuramente anche
in previsione quelli che sono poi gli obiettivi anche dell'azienda, quello che prospetticamente col nuovo piano aziendale è prevista una struttura che preveda il trapianto di midollo. L'utilizzo delle tecnologie di genetica molecolare ci consentono non solo l'accuratezza diagnostica, ma anche identificare i cosiddetti residui minimi di malattia con altissima sensibilità e quindi poter utilizzare al meglio tutte queste procedure terapeutiche e soprattutto in alcune malattie anche cominciare a interrompere il trattamento quando abbiamo ottenuto una buona risposta, in modo da una risposta ottimale, quindi geneticamente dimostrata, in modo da evitare quello che tecnicamente noi chiamiamo l'overtreatment, cioè di trattare eccessivamente il paziente, ma dare la terapia giusta proprio in base alla quantità di malattia. In altre parole, se noi abbiamo eradicato il clone, sia esso leucemico, linfomatoso o mielomatoso, non è necessario continuare terapie di mantenimento, terapie di lunga durata. Faccio un esempio su tutte, se mi è consentito Come come no, tempo. assolutamente. La leucemia mieloide cronica, la prima forma di leucemia che è di malattia oncologica ed ematologica, che ha avuto un trattamento tutto biologico, quindi mentre prima riceveva solamente trattamenti chemioterapici, addirittura il trapianto di midollo da donatore, con un impatto di mortalità legato al trapianto da donatore che non era proprio uno scherzo, che si avvicinava anche al 20-30%, oggi è una malattia che è stata, tra virgolette, banalizzata, nel senso che viene trattata ambulatoriamente mediante l'utilizzo di un farmaco biologico. Il primo fra tutti è stato l'imatinib e poi sono venuti fuori gli altri inibitori. Dico tra virgolette banalizzata perché comunque è importante che sia trattata da uno specialista, perché comunque anche sotto trattamento può avere delle riaccensioni, una progressione, avere necessità di un cambio di strategia terapeutica. Quello che diceva la leucemia mieloide cronica è una malattia che con l'uscita di questi inibitori, che non sono chemioterapici, l'indicazione era il trattamento a vita, cioè il paziente veniva cronicizzata appunto la malattia e veniva trattato a vita. Oggi esistono studi e dimostrazioni nazionali, europee, internazionali che è possibile anche sospendere il trattamento, proprio grazie alle tecnologie di genetica molecolare, ci dicono che la malattia è scesa al di sotto di un determinato valore soglia che non è più capace di autoriprodursi e quindi la malattia non si ripresenta. Per cui oggi sono in corso almeno 3 studi internazionali che prevedono la sospensione del trattamento con una percentuale significativa di pazienti che non ha nessuna ricaduta. Quindi abbiamo guarito questi pazienti e gli risparmiamo tutto il prosieguo di un trattamento biologico a loro che, per quanto mirato, qualche piccolo effetto collaterale lo può avere, ma soprattutto risparmiamo per le tasche della sanità italiana un bel po' di soldini, insomma, come cosa. Assolutamente sì. Essendo proprio una materia sempre in evoluzione, quanto è importante l'aggiornamento e anche poi la formazione dei nuovi medici? è fondamentale, fondamentale. Il medico non finisce mai di aggiornarsi, non finisce mai di studiare, perché se lo fa non è un buon medico, non è, deve necessariamente essere al passo, anche perché in questi tempi stiamo riscrivendo la storia della medicina, nel senso che se pensiamo alla classica chemioterapia, era un po' sparare con il bazooka dovunque senza mirare all'obiettivo preciso. Oggi le terapie diventano appunto sempre più specifiche, abbassando quelli che sono gli effetti collaterali, azzerandoli quasi, ma soltanto se si conosce non solo la medicina, quindi i sintomi che il paziente riferisce, si riesce a identificare la malattia, si identifica anche le alterazioni che il tumore ha come peculiarità, ma fondamentalmente bisogna conoscere la biologia della malattia, quindi per andare a cercare tutte quante le cose. Quindi mi verrebbe voglia di dire, se avessi 30 anni ricomincerei, perché
oggi veramente si riscrive la medicina un'altra volta con tutte le possibilità che abbiamo. Ed è importante essere anche sempre stimolati, insomma, a ritrovare giorno dopo giorno la voglia di fare il proprio lavoro, quindi è bello anche questo. Assolutamente sì, si sente più giovane, tornerei giovane non solo ricominciando a lavorare con lo stesso entusiasmo del passato, di quando appunto, perché soprattutto nel campo dell'oncologia e dell'oncoematologia la ricerca un'importanza fondamentale. Non a caso tutte l'evoluzione e anche le migliori conoscenze della patologia vengono purtroppo dalle malattie tumorali, che sono la trasformazione di una cellula normale che non è più in grado di fare quello per cui è nata, ma pensa solamente a crescere. Allora lo studio di questa cellula e di vedere tutti quei meccanismi che non funzionano più ci consente poi di capire il tumore. Quanto è importante anche la sinergia con, ovviamente, con la sua equipe, con gli altri reparti dell'azienda ospedaliera? Con la equipe ovviamente è fondamentale, cioè condividere, ma è fondamentale perché io quello che dico sempre a tutti, è importante fare una riunione tra tutti gli specialisti, ma anche ben vengano se ci sono specializzandi, contrattisti, cioè persone che diciamo più giovani con meno esperienza, perché talvolta un'osservazione anche dalla persona diciamo tra virgolette meno esperta può aprire la mente e inquadrare al meglio tutta quanta la discussione. Per cui noi abbiamo l'abitudine ovviamente di discutere dei casi e di riunire in maniera collegiale di tutti quanti i casi prima di avviare qualsiasi tipo di terapia, sia esso in the hospital o in ricovero ordinario, di discutere i casi in modo da condividere l'impostazione terapeutica e diagnostica. Ovviamente se 7 persone ragionano meglio di una persona sola, questo certo. A volte può essere, si possono creare dei contrasti che però sono sempre salutari, perché chiaramente il confronto è sempre positivo, ci consente di, appunto, di affrontare a 360 gradi il problema. E non solo questo, ma poi fortunatamente, essendo tutte persone molto valide, contrasti in genere non ce ne sono, ma non perché io impongo la mia linea, anzi al contrario, nel senso è una discussione molto aperta e democratica. Ha centrato un problema perché la medicina diventa sempre più multidisciplinare, lo accennavo prima quando parlavo delle patologie, soprattutto come il mieloma, che interessano persone un po' più avanti negli anni, in cui è più facile ed è più frequente che noi possiamo avere delle altre patologie oltre a quella tumorale. E chiaramente queste altre patologie noi dobbiamo monitorarle in maniera estremamente accurata durante il percorso terapeutico e soprattutto dobbiamo diagnosticarle per bene all'inizio del percorso terapeutico, perché alcune di queste patologie potrebbero pregiudicare l'uso di determinati farmaci, perché alcuni farmaci che vengono utilizzati possono avere una potenziale cardiotossicità. Ovviamente se non identifichiamo il paziente che ha di per sé una patologia di tipo cardiaco, l'utilizzo di quel farmaco può avere delle conseguenze importanti. Quindi necessariamente la medicina deve essere multidisciplinare e stiamo lavorando con tutti i vari specialisti per cercare di creare appunto queste unità di diagnosi e cura, diciamo, praticamente quasi delle varie patologie. Ho preso contatti con i colleghi della cardiologia, il professore Calabrò, per quanto riguarda appunto una serie di problematiche, così lavoriamo costantemente anche con i colleghi della nefrologia per le problematiche dell'insufficienza renale e tutte ovviamente le varie altre specialità che abbiamo. Ecco, a settembre è un anno che lei ha l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Cosa si aspetta dal prossimo anno? Quali sono gli obiettivi che vorrebbe centrare per il suo reparto, ovviamente?
Allora, per il prossimo anno sicuramente proseguire su questa strada di innovazione che è stata avviata nell'azienda. Proseguire perché diciamo degli obiettivi sono ben chiari, sia ovviamente al sottoscritto, ma anche all'azienda e nello stesso atto aziendale sono state identificate delle figure. È chiaro che prospetticamente un reparto di ematologia oncologica è monco se non attiviamo una procedura dell'autotrapianto, perché l'autotrapianto è una procedura che viene utilizzata in prima linea in molte patologie ematologiche e è utilizzato pressoché in tutte in seconda linea, cioè quando il paziente viene per una ricaduta. E chiaramente questo è un motivo di migrazione. Al momento direi ancora all'interno della stessa regione, ma non sempre riusciamo a ottenere tempistiche tali da poter far aspettare il paziente, perché chiaramente le altre strutture hanno anche i loro pazienti da dover trattare, quindi non sempre le liste d'attesa sono compatibili con quelle che necessita il paziente per la sua patologia. Quindi l'attivazione che è prevista nel piano aziendale sarà risolverà un bel problema all'azienda, al territorio e a noi. Dobbiamo evitare questo tipo di migrazioni. E poi l'implemento tecnologico su cui già ci sta lavorando la direzione proprio per la diagnostica, perché questo diventa sempre più importante. Spenderei una parola anche da un punto di vista psicologico, nel senso un potenziamento di un'attività psicologica da parte all'interno di un dipartimento di oncologia e di oncoematologia penso che sia fondamentale, perché le problematiche di tale tipo in un paziente che subisce una diagnosi, soprattutto se molto giovane, una diagnosi potenzialmente letale, chiaramente non sono facili da digerire, non sono facili da digerire tutti gli effetti collaterali delle terapie che ancora possono essere generate, non sono facili da digerire le ospedalizzazioni prolungate, cioè un paziente che ha una leucemia acuta rimane un mese in ospedale, quindi non è facile, e molto spesso in isolamento, quindi non è facile gestire questo da un punto di vista psicologico. Quindi il potenziamento di questa struttura è tra l'altro una professionalità prevista e obbligatoria all'interno delle reti oncologiche è importante, è importante. Noi abbiamo un ottimo psicologo che tra tante cose ci segue i nostri pazienti, che fa, tra le tante cose che fa per l'azienda segue anche i nostri pazienti, e di cui i nostri pazienti sono ben contenti, e abbiamo un aiuto da questo punto di vista da parte dell'AIL di Caserta che ci fornisce una psicologa che part time ci aiuta nelle varie problematiche con i pazienti, che poi soprattutto i più giovani è fondamentale. È verissimo, è verissimo. Noi siamo in chiusura, un ringraziamento davvero enorme al professor Ferdinando Frigeri, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Buonasera. Un saluto anche ai nostri telespettatori e ci rivediamo lunedì prossimo sempre con Focus Sanità. Buona serata.